Salve, oggi parleremo dei MOOC, Massive Open Online Courses, ossia dei corsi universitari tenuti a distanza. Diversi anni fa, due università americane, l'MIT di Boston e la Stanford University, hanno deciso di videoregistrare le lezioni dei loro professori e di metterle in rete. In questo modo, chiunque sul pianeta avesse una connessione internet poteva collegarsi ai siti di queste università e visionare le lezioni dei loro eminenti professori. Nascono così i MOOC, ossia questi corsi online a distanza, aperti a chiunque perché erano assolutamente gratuiti. Si trattava solo della visione delle lezioni, quindi non era un vero e proprio corso con certificazioni, esami e così via. Ma nonostante questo, siccome le lezioni erano fatte da due prestigiosissime università americane, hanno avuto un enorme successo. Un tale successo che le università stesse hanno iniziato proprio a creare dei veri e propri corsi online universitari, questa volta con le certificazioni. Ma vediamo che dopo diversi anni qual è stata l'evoluzione di questi MOOC, osservando un po' quali sono le loro caratteristiche. Bene, come abbiamo detto, i MOOC sono a livello, come dire, planetario, nel senso che essendo su internet chiunque sul pianeta può collegarsi, può iscriversi e seguire questi corsi, basta avere anche semplicemente uno smartphone. Di conseguenza i partecipanti sono distribuiti appunto in tutti i continenti e il numero di studenti che possono anche contemporaneamente iscriversi ad un singolo corso può essere effettivamente imponente. Considerate che i corsi più famosi, più seguiti possono avere contemporaneamente anche alcune decine di migliaia di studenti. La maggior parte dei MOOC sono gratuiti, nel senso che ci si può iscrivere, si possono seguire le lezioni, le video lezioni, fare quasi tutte o una parte delle attività predisposte, quindi si può avere una informazione adeguata riguardo l'argomento del corso. Però tutti quanti i MOOC offrono anche la possibilità di avere maggiore interazione, maggiore attività e soprattutto di poter fare un esame finale che, se viene superato, ci fornirà una certificazione verificata del superamento del corso stesso. Le quote per poter fare questo genere di attività e ottenere la certificazione finale sono piuttosto basse, insomma, considerando diciamo, le rette che normalmente le università possono richiedere e oltretutto è una quota che riguarda il singolo corso, quindi non bisogna iscriversi ad una, come dire, facoltà digitale, ma seguire semplicemente il corso. I contenuti del corso stesso non si trovano in un solo posto, nel senso che i MOOC sono organizzati in maniera da offrire tante attività diverse. Oltre alle video lezioni ci sono test online da verificare, c'è un forum, c'è un blog, ci sono link ad altri siti internet. È possibile quindi interagire in maniera anche diretta attraverso videochiamate oppure delle chat con gli insegnanti stessi, ma anche e soprattutto con gli altri studenti con i quali è possibile interagire, chiarire e anche praticamente studiare assieme. Studenti e istruttori aggiornano continuamente i contenuti, ovviamente. I corsi sono estremamente dinamici, possono essere continuamente appunto aggiornati e gli istruttori di solito seguono molto i consigli, i suggerimenti e l'andamento, diciamo così, del gradimento, per così dire, degli studenti stessi, i quali possono, suggerire cambiamenti e miglioramenti ai corsi stessi. Di solito i corsi sono organizzati per non richiedere requisiti specifici precedenti per poterlo seguire. Questo ovviamente riguarda più alcuni corsi rispetto ad altri, dipende ovviamente dall'argomento, però di solito sono fatti in maniera che possono essere seguiti dalla maggior parte delle persone. Dunque, questi MOOC sono nati circa una decina di anni fa e se all'inizio appunto erano organizzati da poche università, nel corso del tempo, nel corso degli anni, molte altre università, non solo americane, ma un po' in tutto il mondo, si sono unite, diciamo così, a creare questi corsi completamente online.
Attualmente è possibile stimare, diciamo, l'evoluzione di questi MOOC attraverso soprattutto un sito che osserva un po' proprio e studia l'andamento di questi MOOC, e questo sito si chiama Class Central, quindi se siete interessati sicuramente segnatevelo. E tra l'altro vi offre anche la possibilità di poter osservare all'interno delle varie piattaforme offerte dall'università quali sono i corsi migliori che voi potreste seguire. Allo stato attuale, alla fine del 2020, hanno calcolato che fino ad oggi ben 180 milioni di studenti si sono iscritti a questi corsi, sempre attualmente circa 950 università per il mondo hanno creato corsi online per questi MOOC, con un totale di oltre 16.000 corsi differenti. Negli ultimissimi anni diverse università hanno anche iniziato a raggruppare i singoli corsi in veri e propri corsi più grandi, diciamo così, per ottenere quelle che loro chiamano micro credentials, ossia un po' come se fossero delle specializzazioni o dei master, e attualmente ce ne sono circa 1180, così come hanno iniziato a creare proprio dei veri e propri corsi di laurea, diciamo così, completamente basati sui MOOC, e attualmente ce ne sono 67. Come si può osservare da questo sito di osservazione Class Central, negli ultimi 10 anni, da quando sia i MOOCs sono nati, c'è stato un aumento notevolissimo del numero di corsi che sono stati sempre più proposti dalle varie università. Questo è un po' il grafico che vi illustra l'andamento dei corsi. Se all'inizio degli anni 2011-2012 c'era un numero veramente ristretto, appena proposti, quindi di corsi, nel tempo siamo arrivati nel 2020 con appunto un numero di corsi che supera i 16.000. E, tra l'altro, ovviamente in occasione della pandemia del 2020 questi corsi sono stati sempre più seguiti dalle persone nel mondo perché, insomma, con le restrizioni che c'erano nel seguire i corsi, le scuole, l'università, questi MOOC hanno avuto, insomma, una grossa impennata per quanto riguarda il loro interesse, e tutto fa pensare che comunque sia continuerà a essere così l'andamento, proprio perché offrono moltissimi vantaggi. Allora, volevo farvi vedere anche quali sono, diciamo, le piattaforme di MOOC maggiormente utilizzate, che offrono un numero di corsi veramente imponente. Diciamo che nel mondo occidentale ce ne sono forse tre tra le più importanti, ce ne sono molte di più, però queste che vi illustro qui sono probabilmente quelle anche meglio organizzate. Si chiamano Coursera, edX e FutureLearn. Poi al quarto posto qui abbiamo messo Sweyam, che però è una piattaforma indiana, benché i corsi, la maggior parte perlomeno, siano in inglese, quindi possono essere assolutamente seguiti. Però Coursera e edX probabilmente sono quelli più famosi, anche perché sono le due piattaforme di MOOC che originariamente sono nate proprio grazie, come abbiamo detto prima, all'MIT e alla Stanford University. Come potete vedere, insomma, il numero di e partecipanti che ha avuto è notevole, insomma, sono decine di milioni, con un numero enorme di corsi offerti, così come di micro credentials e di diciamo corsi molto più strutturati. Tra l'altro, queste non sono le uniche piattaforme, non sono considerate le piattaforme, ce ne sono un paio diciamo asiatiche o cinesi per l'esattezza, che sono estremamente seguite, insomma, nel mondo asiatico, e che offrono altrettanti corsi, che però appunto sono maggiormente seguite dalla popolazione asiatica. Volevo anche farvi vedere qual è un po' la distribuzione
dei corsi per argomento. Ovviamente non c'è una distribuzione totale, nel senso che alcuni argomenti attualmente non è possibile affrontarli attraverso un MOOC, nel senso che non è possibile chiaramente fare della pratica medica, per esempio, attraverso i MOOC, anche se con le tecnologie digitali che si stanno sviluppando probabilmente anche questo sarà possibile. Però attualmente, come vedete da questo grafico attorno, ci sono una miriade di argomenti che sono offerti. C'è una certa prevalenza per diciamo, gli argomenti, le materie più scientifiche, tecnologiche, per il mondo delle scienze sociali, della matematica, del business e così via. Comunque sia, però, come potete vedere, ce ne sono un po' per tutti i gusti. Quali possono essere i vantaggi e gli svantaggi dei corsi MOOC? Allora, in questa grafica abbiamo un po' raccolto i maggiori benefici e i problemi principali nel seguire i corsi. Allora, tra i benefici, ovviamente abbiamo già parlato del fatto che sono gratuiti, insomma, perlomeno è possibile seguire le lezioni e quindi già avere una serie di informazioni che possono esserci utili. L'accredito a pagamento, ovviamente, non è necessario farlo se non desideriamo avere questa verifica. L'apprendimento è autoregolato, nel senso che chiaramente il corso è online, è sempre disponibile, quindi ognuno si può autoregolare nel seguire le video lezioni, nel fare i test ed interagire come e quando vuole, in qualsiasi momento del giorno o della notte. Tutto quello che serve chiaramente è un computer o anche semplicemente uno smartphone con una connessione internet buona. Gli studenti non devono iscriversi all'università o a un corso di laurea, si iscrivono semplicemente al corso che in quel momento gli interessa di più. Considerate che ogni corso mediamente può durare dalle 4 alle 12 settimane. Il lavoro può essere condiviso, visionato e giudicato da tutti i partecipanti, nel senso che spesso tra le varie attività di interazione con l'istruttore, con gli altri studenti, è possibile vengono proposte dai MOOC stessi delle attività appunto che possono essere condivise. Quindi si cerca in qualche modo di offrire una interazione il più possibile simile a quella reale. Chiaramente ci sono università prestigiose che offrono questi corsi, quindi possono esserci eminenti professori che offrono i loro insegnamenti e di conseguenza per tutte le persone sparse nel mondo possono avere il meglio dell'istruzione. Per quanto riguarda i problemi, chiaramente c'è la questione del pagamento. Inizialmente i MOOC chiedevano delle cifre veramente irrisorie per poter ottenere la certificazione ufficiale, parliamo di appena 25 dollari per superare l'esame di un corso singolo. Ovviamente nel corso del tempo, con la crescita dell'importanza e dell'offerta e della richiesta, insomma, da parte degli studenti, queste quote sono cresciute, e anche se rimangono sempre più basse, diciamo, delle rette che possono chiedere le università reali. Arriviamo, diciamo così, comunque sia a cifre assolutamente accettabili, diciamo così, per la maggior parte delle persone. Si tratta sempre di qualche decina o al massimo centinaio di euro o dollari per i singoli corsi, dipende un po' dalla loro lunghezza. Se parliamo dei cosiddetti micro credentials o dei corsi di laurea, diciamo così, o specializzazioni di cui parlavamo prima, diciamo che arriviamo intorno ai 2.000-3.000 dollari attualmente. E un altro problema è che ovviamente è impossibile interagire con il mondo reale e possono esserci anche dei problemi tecnici, insomma, però diciamo che la copertura di internet ormai ha raggiunto livelli molto alti sul pianeta, anche se chiaramente ci sono zone e paesi in cui ancora questo può essere un problema. Alcuni studenti, anzi molti, possono continuare a preferire la struttura tradizionale con appunto l'interazione con il mondo reale, con gli studenti e con i professori. Questo è più una questione di abitudine che una offerta di vantaggi reali, e quindi si prevede, insomma, che i MOOC possono essere un'alternativa valida, diciamo, all'istruzione tradizionale.
Per quanto riguarda gli esami, le certificazioni, chiaramente c'è il problema della disonestà accademica, nel senso che questi esami vengono fatti al computer, vengono fatti a distanza, quindi molti ritengono che è più facile imbrogliare per gli studenti per superare l'esame. C'è da dire che molti MOOC mettono diciamo in campo diverse tecnologie per poter verificare chi c'è dall'altra parte del computer, possono accendere la webcam, fare delle fotografie, fare un video, oppure ci sono tecniche abbastanza sofisticate di firma digitale, tra virgolette, nel senso che durante il corso si verifica com'è che uno studente, per esempio, digita sulla tastiera. Ognuno di noi digita in maniera differente, quindi ci sono dei software che verificano se la persona che sta facendo l'esame digita sulla tastiera, così come la persona che ha seguito il corso. C'è da dire che comunque sia, gli studenti devono diventare totalmente responsabili di quello che fanno. L'apprendimento non è solamente, diciamo, non è autoregolato solamente lo studio e l'apprendimento, ma anche appunto l'onestà accademica, ricordando che poi il danno maggiore che uno studente disonesto può fare è quello per se stesso. Bene, per concludere questo nostro incontro sui MOOC, volevo farvi vedere un esempio di certificato verificato, e questo qui è appunto una sorta di diploma che si ottiene quando si supera un esame di un determinato corso. Questo, tra l'altro, in particolare riguardava proprio la scienza dell'apprendimento che viene offerto dalla Columbia University attraverso la piattaforma edX. Ma come vedete è una sorta di piccolo diploma firmato, controfirmato dagli istruttori, ma vedete che in basso a sinistra, accanto al logo di edX, c'è la data di superamento dell'esame stesso, così come, importante, subito a destra c'è un codice particolare che in realtà è un link. È un link diretto alla piattaforma che può essere fornito a chiunque lo richieda, dove viene effettuata la verifica, la conferma dell'identità della persona e del superamento del corso stesso. Bene, possiamo concludere qui questo video. Spero che i MOOC possano far parte del vostro futuro come studenti che non smettono mai di imparare, e ci vediamo la prossima volta.